Buonasera a tutti gli intervenuti, come sempre c'è un buon numero di partecipanti a una serata abbastanza stimolante. Noi, come sapete, lo dico ad uso di quelli che non conoscono magari queste frequentazioni, noi cerchiamo di rimettere in memoria personaggi senesi e non senesi, come il caso questo di questa sera di Achille Sclavo, che però hanno lasciato una traccia importantissima nella nostra città, potrei dire hanno amato la nostra città. E comunque noi cerchiamo di attenuare un po' quella tendenza che c'è nella nostra città di dimenticare i figli che l'hanno resa celebre in qualche maniera. E quindi noi dal nostro piccolo cerchiamo di rimediare a questo. Siccome vedete voi spesso la presenza di un amico, possiamo dire, il professor Paolo Neri, e qualcuno potrebbe dire lo stiamo approfittando di, sì, effettivamente stiamo approfittando della sua presenza, della sua cultura, di ciò che lui rappresenta nella nostra città e quindi nel nostro centro, perché è un pozzo, è una miniera, e quindi le miniere vanno escavate per tirar fuori le materie preziose che a noi interessano, cioè la storia. Lui ha scritto questo libro che probabilmente dopo potremo anche vedere di acquistarlo, questo libriccino sulla biografia familiare del professor Achille Sclavo, non come solamente come sempre ormai celebrato come scienziato, come uomo appunto igienista, ma in questo caso qui più dal versante familiare, perché come sappiamo il professor Paolo Neri è nipote di Achille Sclavo e quindi lui da dentro la famiglia ha potuto vedere meglio questa figura, una figura che per certi versi a noi può risultare inedita, anche in persone come me che hanno passato 35 anni della sua vita dentro lo Sclavo, ma come anche altri che stasera sono qui con noi, e alcune delle nostre lettrici sono ex dipendenti dello Sclavo, proprio per dare ulteriormente un significato a questa cosa. Quindi faremo una passeggiata insieme ai nostri lettori, che come sempre si prestano volentieri a questa attività. Analizzeremo, siccome questo libro è suddiviso, come molti libri, per capitoli, per argomenti salienti di queste argomentazioni che il professor Neri ha affrontato, e verranno letti degli stralci che abbiamo ritenuto significativi. Quindi sarà una passeggiata insieme a voi, una passeggiata al di dentro di questo libro per conoscere bene questo personaggio. Direi però il capitolo principale, diciamo, quello di inizio, il capitolo 1, dove tratta appunto della parte più familiare, più intima, l'abbiamo riservato al professor Neri direttamente. Gli altri capitoli li svilupperemo insieme con i nostri lettori. Quindi direi, oltre che ringraziandolo ovviamente della disponibilità che lui dimostra verso le nostre attività, presentandosi sempre qui come il nostro relatore, quindi lo ringraziamo e diciamo anche sinceramente non è finita qui, non è finita qui, perché troveremo anche ulteriormente delle occasioni per riaverlo con noi. Quindi io lascio la parola al professor Paolo Neri per lo svolgimento dell'inizio, del senso di questo libro, il capitolo numero 1. Prego Paolo. Allora, grazie Luigi. Grazie Luigi, grazie al Presidente, grazie all'Associazione
Beh, più non è che voi approfittate messo, io approfitto di voi perché alla fine non vorrei fare la forza di essere presente, insomma, venire a noia. Ora c'è un proverbio che non voglio citare, quello del crocefisso di Santa Checca. Quindi a un certo punto, perché mi fa piacere, e poi devo dire è lodevole l'attività di questa associazione di fare questo tipo di conferenze, credo sarebbe un esempio per la città, perché questa è una cosa importantissima. La consapevolezza di questa nostra città, al di fuori delle cose ufficiali, delle celebrazioni, credo sia qualcosa che in questo momento serve. Allora, comincerò a dire brevemente perché ho sentito il dovere di scrivere questa biografia familiare. Ci sono molte biografie di Achille Sclave, un personaggio famoso, e quindi, però io ho avuto due vantaggi. Uno, sono nato 7 anni dopo la sua morte, quindi non l'ho conosciuto, però tanti racconti di famiglia, tante memorie le ho raccolte. In più, ho tutte le lettere che lui per tutta la vita ha scritto alla moglie, alla adoratissima moglie, poi vedrete un punto importante, perché e qui come l'avessi conosciuto, perché lui scriveva, si muoveva tanto, perché aveva tanti incarichi, non solo faceva un uomo poliedrico, perché è scienziato, imprenditore, organizzatore della sanità, rettore dell'università 3 volte, quindi organizzatore, e anche questo bel libro ha tirato, questa Propaganda Genica, la sua ultima opera, che è un'opera di divulgazione per le scuole elementari, cioè l'idea che l'igiene, ora non si chiama più, si chiama sanità pubblica, si fa anche con l'informazione capillare, che lui è una delle sue vie, era quella di proprio la scuola, perché i tempi in cui viveva l'igiene era una cosa molto trascurata. E quindi questo attivismo continuo lo portava comunque a scrivere. A quei tempi non c'era WhatsApp, internet, c'era anche telegramma, se non lettere. E queste lettere ci sono, me le sono lette, sono tante, e da questo ho tirato fuori questa biografia familiare, che mi sembra giusto aver fatto, perché le biografie ufficiali sono un po' come monumenti, sono rigide, sono artefatte. Importante è ritrovare sotto il personaggio la persona, perché poi alla fine queste grandi figure, questi grandi uomini, sono alla fine uomini. Poi l'ufficialità, le convenienze, anche la politica ci mette sopra delle cose, ma alla fine quello che sono riusciti a fare dipende dalla loro umanità. Ora, questa è la prima tappa di un programma, ora vi posso già annunciare, penso a maggio uscirà un libro di Paolo Leoncini e mio su un'altra figura molto importante per Siena, che è Albert Sabin e il vaccino antipolio. E lo farà, la casa editrice sarà Passigli, quindi un libro di 160 pagine, dove grazie al lavoro di Paolo Leoncini di riscavare le lettere di Sabin, che sono tutte depositate, voi la vedete la fortuna, in un database dove sono tutte leggibili, e 520 di queste lettere riguardano l'Istituto Sclavo Siena, e c'è tutta la corrispondenza, noi siamo tutte guardate, poi ha trovato tanti. Io invece ci ho aggiunto la mia conoscenza personale e così via, è venuto fuori, non lo so se è venuto fuori un pasticcio, insomma, è un libro che copre diversi aspetti, anche quelli politici, perché in realtà il vaccino antipolio è, dicime testimone, ebbe dei risvolti politici nell'Italia della Prima Repubblica, quella degli anni 60, ci furono delle notevoli. È un richiamo a una cosa, e poi abbiamo cercato di dargli un appiglio, cosa ci insegna questa cosa nell'attuale pandemia, cioè alla fine la storia deve servire per insegnare il vaccino, l'epidemia della polio rispetto al Covid è tutta differente, non c'è nulla, forse la spagnola fu quella famosa alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma però le reazioni del pubblico, le cose sono molto simili, e quindi vabbè, questo
vediamo, spero che per maggio ci si faccia, perché così mi hanno promesso, ora è in fattura il libro, cioè in preparazione. Ciao, prego farlo. Vabbè, questo discorso, ecco, io me lo so dato, insomma, di combinare, siccome ho una formazione scientifica, sono appassionato di storia, penso che raccontare la storia delle invenzioni, delle scoperte, forse uno che ha fatto una formazione scientifica lo meglio degli storici puri, forse più semplice, e sia un argomento importante, perché noi dobbiamo, sicuramente, gli aspetti umani sono cruciali. Noi uno sì, il cervello, le cose, i soldi, finanziamenti, ma tanto alla base di tutto c'è la volontà e il cuore delle persone. Dico che comincio oggi con la prima diapositiva, la storia, o meglio, il viaggio, benissimo, la passeggiata, è una passeggiata, comincia intanto da questo paesetto che si chiama Lesegno, dove Achille Sclavo non è nato, su Wikipedia c'è scritto è nato a Lesegno, errore, non è nato come vedremo da un'altra parte, però è vero che Lesegno è dove è la famiglia Sclavo, è un paese in provincia di Cuneo dove credo il 30% si chiamano tutti Sclavo, tant'è vero che Achille Sclavo, la madre si chiamava Rosa Sclavo, ma non era parente, era un altro Sclavo, ma probabilmente, però si chiamano tutti così, e là, vabbè, lì c'è tutta una storia perché si chiamano in questo modo, io ho fatto anche un po' un esame nelle prime pagine di questo nome strano, perché è abbastanza strano, soprattutto queste SCL non sono molto frequenti in italiano, probabilmente viene da slavo, e vabbè, poi nel libro troverete. Comunque, la cosa, all'inizio ci ho posto un pensiero di Carlo Emilio Gadda, anche questo prodotto di casa, perché lo scrisse per una mostra dei quadri del mio babbo, e quindi però secondo me io ora la adopro come la base di tutto. Dice Gadda, noi siamo consegnati alla terra, alle acque, all'arena, alla casa, agli strumenti e agli amici nostri, alle reminiscenze e ai fantasmi che promanano e direi vaporano dal paese, dalle torri, dai tetti, dai muri, dagli alberi. La nostra anima non è che un groppo di relazioni e di vincoli che si avvicina all'universo. Lì poi fa un discorso molto lungo, Gadda, dice noi siamo prodotti della terra dove si è aperto gli occhi, inutile, dove si è aperto gli occhi e lì l'imprinting, come si dice, l'immagine, e noi siamo frutti di queste terre. È verissimo, questo è anche vero ora, da una branca nuovissima della genetica, si chiama epigenetica, i fattori esterni, ambientali si potrebbe dire, incidono anche sul DNA, lo modulano, e questo fra l'altro alla fine si scopre la banalità, perché mai i montanari sono uguali in tutte le parti del mondo? Anche se sono, diciamo, non usiamo la parola razza, ma insomma diversi, sono già, sono tutti uguali, e chi vive in tutto il mare è cosa? Perché la luce, le cose, che cose incidono su questo? Quindi questo valorizzare la terra dove siamo nati, dove siamo cresciuti, magari poi ce ne siamo anche allontanati, però anche che si allontana poi in qualche modo quelle prime esperienze, quelle prime cose definiscano un carattere. Quindi cominciamo dalla terra e dalla nascita, e quindi è questo paesino dove lui poi non c'è nato appunto, però c'era nato il padre che era ferroviere, era il capostazione da Alessandria, e lui infatti è nato, se mi pare la prossima sia proprio quella, vediamo se ci azzecco con questo affare, mi scatta o no. Questa è importante, la stazione Alessandria, perché lui nacque nell'alloggio di servizio del capostazione, era il suo babbo, a Alessandria. Tra l'altro, per inciso, rimane un appassionato di ferrovie per tutta la vita, poi mi è passata anche a me questa storia. Vabbè, insomma, comunque lui nacque lì. Il padre era ferroviere, però l'origine di questa famiglia erano di questo paese Lesegno da diverse generazioni. Ora, a parte sono famiglie paesane, non sono nobili né niente, sono proprio paesani, popolari, però che famiglie legate molto, un tempo era molto più forte il legame, ci si muoveva molto meno, ci stavano famiglie, io sempre di generazione per generazione. Lui ebbe la possibilità, ecco, lui aveva il padre, dunque la madre morì molto giovane e lui lasciò orfani, erano 5 figli, c'era il primo era Giuseppe, poi Luigi, lui, poi c'era una ragazza e credo, non mi ricordo più il nome, non era, e poi c'è l'ultimo figlio, era questo zio Felice.
Però il padre si risposò e Achille Scavo ricordò questa matrigna come se fosse stata la sua vera madre, perché questa madre, diciamo così, curò questi bambini come fossero suoi, non ebbe figli suoi, e li curò, e lui la ricordò sempre con grande affetto, questa che era poi fra l'altro originaria di Quiliano, dell'altro paese, dove invece era il paese in provincia di Savona, dove poi è nata originaria la nonna, la sua moglie Eugenia, e quindi c'è questo legame anche in questo senso qui. Allora, se ho capito bene, devo andare avanti. Ecco qua, questo è l'atto di battesimo di Vincenzo Achille Sclavo, e questa è un'altra cosa buffa, perché lui viene battezzato come Vincenzo, però compare poi dopo sempre come Achille. Una cosa strana, e tutti si sono sempre domandati, la prima, per dire, nei ruolini dell'università che ho avuto grazie a questi amici di disegno, lui è scritto come Vincenzo Sclavo. Però appena laureato fa dopo un mese una pubblicazione e lì Achille. Boh, qui c'è un'altra cosa buffa, perché tutti dicono è il 21 di marzo, no, è il 23 di marzo, perché qui l'atto di battesimo dice che lui è nato il 23 di marzo. Quindi su Wikipedia c'è scritto è nato a Lesegno il 21 di marzo, sbagliato. Vabbè, insomma, una cosa strana, però è così. Allora, e infatti molta gente, io lo sapevo, che di questo cambio, ma persone che hanno poi studiato sono ammattite perché non trovavano nulla, perché invece è Vincenzo. Vabbè, la ragione non lo so, forse perché c'aveva uno zio generale, non lo so perché, c'è un Achille Sclavo prima di lui, forse l'avrà fatto qualche regalo, non ho un'idea. Ecco, questo invece importantissimo è il garibaldino generale Francesco Sclavo. Questo è stato uno di cui ne parla Cesare Abba nei suoi appunti con gli garibaldini, e trovò questo Francesco Sclavo, perché erano parecchi vicini, anche Abba stava lì da quelle parti, e quindi poi questo fece carriera. Vedete, lui si vede un generale di cavalleria, si vede dal kepi che è messo accanto, e c'ha le grette e la pennina, questa è della cavalleria, e questo diventò generale. E fu molto padrino di battesimo e poi sempre vicino a Achille Sclavo. Vabbè, a questo voglio dire, perché in realtà poi in questa dinastia, diciamo così, c'è spesso militari, e c'è anche addirittura una medaglia d'argento della battaglia sul Ferino, e poi questo generale, ed è buffo come mai Achille Sclavo a volte nelle lettere si sente molto militare, infatti poi diventò anche durante la prima guerra mondiale generale di sanità, perché ebbe la direzione a Firenze di tutta la sanità militare, la gestiva lui, quindi era molto orgoglioso di questa sua attitudine militare. Allora, a questo punto si passa al capitolo 2 con la lettura, poi va bene. Continuerai a questo, dopo la lettura aggiungi qualcosa. Certo. Allora, Angelo ci leggerà il capitolo 2, gli studi e le origini della carriera. Prego. Achille frequentò il liceo dei padri Scolopi di Savona, l'istituto degli Scolopi, era particolarmente rinomato, tant'è che alcuni anni dopo ebbe tra i suoi alunni anche Luigi Einaudi, eletto addirittura, secondo le usanze di quell'ordine, principe dell'Accademia, con tanto di ritratto nell'Aula Magna. Achille Sclavo, dopo la maturità classica, si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino. Fu uno studente brillante, in particolare nelle materie di base, e si laureò il 19 luglio del 1886 col massimo dei voti. Risulta dai verbali una cosa assai interessante. I laureandi di medicina a quel tempo, oltre a discutere la tesi, dovevano anche sostenere una prova pratica di chimica. Nel caso di Sclavo, sintetizzare un'ammina. Questa attitudine a una materia normalmente ostica per gli studenti di medicina gli sarebbe tornata in seguito molto utile. Nel 1897 Sclavo vinse il concorso per la cattedra dell'Università di Sassari,
vi insegnò però solo un anno, infatti nel 1898 è chiamato dalla Facoltà di Medicina di Siena, dove era già incaricato della stessa materia. All'Università di Siena, Achille Sclavo rimase per tutta la sua vita accademica, salvo una pausa temporanea all'Università di Firenze appena fondata. Rinunciando alla possibilità di tenere un trasferimento a sedi maggiori, tra cui quella di Torino dove si era laureato. Fu così che Siena, grazie alla sua antica università, che per secoli ha avuto il merito di ampliare attraendo tante menti nate oltre le sue mura, la ristretta demografia intellettuale da città, poté adottare uno dei suoi figli migliori. Anche lui, come molti altri, sedotto dal fascino sottile della bellissima figlia della strada. Ecco, alcune domande appunto a Paolo. Perché ci si innamora uno che ha la sua storia, che è vissuta, la laurea a Torino e quindi lontano da Siena, andato in Sardegna, sente questa attrazione, questa di rimanere a Siena, impiantare qui le sue radici esistenziali e poi anche in questa che bellissima definizione di Sestan, la figlia della strada, cioè Siena figlia della strada, figlia della Francigena, non figlia della strada nel peggiore delle cose, figlia della strada come denominazione di una città che era adagiata sulla Francigena. Prego. Ma questo è un fenomeno che è capitato tante volte. Io l'ho potuto constatare anche ora Sebin stesso, che poi fu anche stato cittadino onorario, Roberto Barzanti, antero sindaco. Alla fine si innamorò di questa città, ma è successo a tantissime, ho conosciuto tante persone. Non lo so perché è bella. Beh, direi Siena è bella, ma ce ne sono tante di belle città, che andiamo nell'Umbria, nella Toscana, per carità. Io non lo so, credo che sia qualcosa di particolare e forse secondo me è questa, io penso molto, è questa connessione con la campagna. Ora se, insomma, noi siamo abituati molto a guardare verso sud, no? Perché effettivamente tutta la parte è più fiorentina, la Valdelsa non è, non parlano nemmeno come noi, visto fino a Staggia si parla l'accento senese, a Casole e senese, infatti era Repubblica di Siena, a Poggibonsi parlano fiorentino, non c'è discussione. E guardare verso Lamiata, insomma, è una cosa, beh, c'è una poesia di Luzzi meravigliosa su questa, dalla Torre, una cosa bellissima. E io tante volte, ora vedo tante persone, ora c'è un numero di persone di tutto il mondo che pigliano e cercano di venire a viverci, non più a visitarla, ma nella campagna è pieno di persone. E allora dico, non è una mia suggestione perché tante cose eccetera, veramente è qualcosa di strano. Molto, guardate, ha fatto ora anche il ciclismo, perché le strade bianche o l'eroica, con quell'elicottero, il ciclismo prima quando si era ragazzi si sentiva la radio, si leggeva i rapporti, era raccontato, io lo vedevo. Invece ora con quell'elicottero che poi ogni tanto spazia, e fa vedere una cosa, un paesaggio incredibile, perché, beh, insomma, è cosa. Quindi questo è cosa. Poi teniamo anche conto, qui veramente a ogni passo si inciampa nella storia, una cosa buffa, però non tanto. L'ospedale più antico del mondo, perché Santa Maria della Scala esiste da prima del 1000, è fatto da modello a tantissimi altri ospedali in giro. Ora, i fiorentini si vantano tanto dell'ospedale degli innocenti, ma la cosa è per Santa Maria della Scala, esiste dal X secolo, e anche perché c'era pellegrini, perché evidentemente questo fiume di persone portava ricchezza, notizie, idee, e l'hanno lì. Poi, l'università, una delle più antiche del mondo, non so se la sesta o così via, Monte dei Paschi, era la banca, o è la ancora, perché ancora l'hanno ammazzata, ma la banca più antica del mondo. Se si piglia la nostra famosa festa, è più antica, non si sa quale cosa. Quindi
L'Accademia dei Fisiocritici nasce solo 40 anni dopo la Royal Society. L'Accademia degli Intronati e la più antica Accademia. Allora perché tutto questo avviene? Avviene per via di questa. E questi, si vede che questo fiume che ora non passa più, ma che fino a quando non è stata inventata la ferrovia passava, portava con sé non l'acqua che hanno avuto fortunatamente a Firenze con l'Arno, rimuoveva mulini e qui no. E questa è stata una delle cause per cui poi... Però quindi è così, è una grande città che poi, se guardate, se si guarda dall'aeroplano il centro storico di Siena, è enorme, è grande come quello di Firenze, più grande di quello di Pisa, e però si vede, è rimasto lì. Allora forse questa stranezza di trovare in una città concentrate tutte queste cose, e se si vuole anche una civiltà originale, perché Siena ha avuto un linguaggio suo in tutti i campi, cominciando da quello religioso, quello artistico, quello scientifico. È sempre originale Siena, è autentica, nel senso etimologico della parola greca vuol dire fatto da sé. E si vede le persone particolarmente, diciamo, di una certa sensibilità e anche una certa cultura, lo percepiscano questa cosa. E per questo è così affascinante, credo. Allora, passiamo al capitolo terzo. Il capitolo terzo contiene una lettera tenerissima, e molto profonda, di un Achille Sclavo ventenne, non ancora quindi laureato in medicina, di là ad avvenire questa laurea, e che scrive alla fidanzatina dicendole appunto... Ora sentirete un attimino la profondità di questa lettera e l'onestà, diciamo, di questo contenuto. Allora, la leggerà Antonella per quanto riguarda l'introduzione e Graziano per quanto riguarda la lettera di Achille Sclavo. Il 19 agosto 1891, Achille Sclavo, dopo un lungo fidanzamento di quasi 15 anni, sposa Eugenia Pertusio, originaria, come la matrigna Rosalia, di Quiliano. È il coronamento di un amore, nato tra due adolescenti e testimoniato da lettere appassionate, nella lunga attesa di una raggiunta indipendenza economica dello sposo. La famiglia della ragazza, all'inizio, forse è perplessa che la figlia ventenne, bellissima e molto ambita, debba attendere così tanto. Lo si evince da un passo di una lunga lettera che il ventenne Achille scrive il 21 aprile 1881 alla fidanzatina. Della lealtà dei miei sentimenti, se tu credi alle mie parole, io ti posso pienamente rassicurare. Io ti voglio bene con tutte le mie forze e non so quel che sarebbe di me se tu avessi a mancarmi. Ma, Eugenia, basta ciò forse? Vedi tu bene quale sarà la mia vita. Onestamente, dai comodi, dagli agi, dovrai passare d'un tratto alle privazioni e ai sacrifici, già che io non mi vergogno certamente a dirtelo. Io sono povero e solo avrò quello che potrà darmi il lavoro. 4 anni ancora la necessità degli studi mi trattiene a Torino e intanto non vedo chiaro che può succedere. Ora, i tuoi genitori, ai quali senza dubbio sta a cuore la tua felicità, ti faranno altre giuste considerazioni. Troverai tu ragionevoli risposte che li rassicurino nella loro amorose sollecitudini. Ma Eugenia è innamorata e sa aspettare che il suo futuro dottorino si sistemi. Poi, con la maggiore serietà, il giovane spasimante così conclude la sua appassionata lettera. Io non so quel che giudicherai di me da questa lettera, ma mi senti obbligato a scriverla perché ad ogni cosa antepongo sempre l'essere onesto. Vorrei che tu, Eugenia, prima di rispondermi, ponderassi bene ogni cosa e non ti lasciassi trasportare dal sentimento di cui tanto è ricca la donna. Se tu, riconoscendo vere le mie ragioni, mi abbandonerai scordandomi, ne soffrirei immensamente, ma in parte mi consolerà l'idea di non averti ingannata. Se invece tutto sprezzando vorrai meco sacrificarti, sfiderò ogni ostacolo e non avrò pace che quando sarò il tuo per sempre Achille.
La lettera è un esempio di come l'amore sia la base del più alto dei sentimenti, l'amicizia. Che dire? Che dire, Paolo, di questa... So che ti sta particolarmente a cuore questa... Mi commuove sempre leggerla. E la cosa strana è anche questa, che questa lettera l'ho ritrovata tra le tante, penso una settimana prima di aver finito la stesura del libro, ce l'ho infilata, perché secondo me è l'anima di tutto questo viaggio. Alla base, come ho detto, c'è sempre l'essere umano con i suoi sentimenti. Ora, bisogna pensare, questo è un ragazzo di 20 anni, 21 anni, questi due, io l'ho sentito, lei aveva 14 anni e lui 15, e addirittura questo fidanzamento, non è fidanzamento di ora, insomma, erano dalla finestra, cioè per anni lui a un certo punto raccontavano che andava lì, restava a Savona, si erano trasferiti a Savona, e lui quando passava nel madame andava sotto la finestra e con la giannetta, come usava a quel tempo, nella polvere gli segnava il voto che aveva preso. Allora lei aveva avuto veramente una proposta notevole, era uno dei più ricchi personaggi di Genova, genitori di due tempi, a 20 anni, una bella ragazza, dice insomma che fai, però effettivamente non è che fatto insomma, l'hanno costretta, le hanno proposto, perché erano persone civili, a lei però era deciso, no, io se si fosse sposata si sarebbe sistemata, fra l'altro a quei tempi, a 20 anni, una donna si sposava più o meno, un po' prima, un po' dopo, e si è sposata a 29. Quindi anche con la maternità è andata, ha fatto 5 figli, ma è andata poi oltre quei tempi, insomma, normalmente a quei tempi usavano. Quindi devo dire c'è qualcosa di eroico in tutto questo, ma soprattutto viene fuori il carattere del giovanotto, il quale dice... Si capisce, perché poi prima racconta che c'è un suo compagno che ha ricevuto una lettera dove è stato lasciato dalla fidanzatina perché quella è andata a sposarsi e quindi il dolore di questo. Quindi lui si sente effettivamente, cioè, e poi si vede dopo, perché poi è tutta la vita, tutta, lei diventa la sua confidente. Quindi ecco la forma del matrimonio più bella che possa esistere, dove... Poi, come si dice, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. E la nonna era una grande donna, non aveva non era laureata, aveva fatto dei suoi studi, ma era molto brava, per esempio, con l'economia, con conti. Infatti, lui diceva, se io ho le mani bucate, se guarda, soldi tenli te, io mandi qualche cosa. Voleva essere amministrato perché dice, io sono buono. Quindi... Ecco, questo è direi come il nocciolo della storia. Poi tutto il resto viene, ma sì, alla fine l'uomo, Achille Sclavo, si conosce da questa lettera. Poi, ecco, ci sono anche tutti gli altri figli, ovviamente, sì. Figli e figli. Una cosa in particolare, la zia, che ha avuto un'attinenza anche a un luogo accanto a qui, il Butini Burg, che è stata presidente, oltre che animatrice, presidente per molti anni del Pio Asilo Butini Burg, la figlia di Achille, una delle figlie di Achille Sclavo, la seconda. Cioè era, come dire, una serie, queste donne avevano tutte una caratteristica, c'era quella croce rossina durante la prima guerra mondiale, la grande guerra, e poi c'era infine la minore, la più piccola, la mamma di Paolo, era la colta di famiglia, si interessava di musica, vero? Sì, appassionata. Ma devo dire, ecco, questi figli sono, quindi lui ebbero, prima la zia Teresa, che come la zia Rosalia, Croce Rossina, durante la prima guerra mondiale, curavano i feriti. Soprattutto la zia Teresa si era specializzata a assistere i moribondi. I moribondi erano ragazzi di 20 anni come lei, 21, 22, faceva questo terribile ufficio. La zia Rosalia era anche lì, Croce Rossina,
e ha fatto un sacco di presenze. Poi purtroppo la famiglia ha avuto delle lutti. Intanto lei è rimasta vedova presto, la zia Rosalia, e aveva sposato questo medico di Genova, Massone, Marcello Massone, poi lui è ostetrico, insomma è morto, e poi lei è rimasta, quindi poi è tornata, dopo la morte si è tornata a Siena e si è dedicata al Butini Burke in una maniera, devo dire, con l'aiuto della signorina Balocchi, era la sorella di Balocchi, sì, di Ed Balocchi. E, tra l'altro fecero tantissime cose, via. Una delle cose più... Misero nel 47-48 il riscaldamento, c'è una lapide lì al Butini Burke, questo riscaldamento centrale, perché Butini Burke sarebbe una cosa di cui c'è gente che può parlare meglio, un'istituzione incredibile per come è nato e per la modernità con cui è stato concepito da Assunta Butini Burke. È una figura incredibile, perché devo dire una delle tante figure di donne senesi straordinarie. Comunque lei è stata così. Purtroppo dei figli lutti celebri, perché questa cosa è che i due figli maschi, Piero e Eugenio, Eugenio più grande, e premorirono rispetto a Achille Sclavo. Achille, purtroppo Piero poverino ha 18 anni e invece Eugenio ha 30. Tutte e due per conseguenze di questo diabete giovanile gli avevano, purtroppo non riuscirono in tempo a avere l'insulina, che quegli anni poi ci sarebbero sopravvissuti bene con l'insulina. E quindi la mia nonna, poverina, perse due figli maschi e poi perse il marito quasi a catena e si ritrovò poi sola, e queste cose. Questa va bene, quindi questi sono i lutti. Si legge anche nelle lettere che si scambiano, Paolo, particolarmente forti. Scusa. Che affiora da sì, qui. Sì. Siena, nel dopo Prima Guerra Mondiale, essendo città ospedaliera, confluivano qui a Siena i feriti del fronte. C'è la fotografia. Ecco, questi sono, scusate, già che si vedono, sono la famiglia. I figli. Sì, sono questa è la zia Teresa, la primogenita nata a Roma. Questa è la zia Rosalia, questa è la mamma piccolina, la più piccina, questo è Piero e questo è Eugenio. Questi due morirono e lei, la mia mamma, vabbè, era la bambina, la piccolina di casa. Però una cosa relativa all'ambiente che si sta respirando in questi giorni con questa storia della guerra. La mia mamma mi raccontava, lei aveva, durante la guerra dei 15 giorni, aveva 16 anni, lei era nata nel 2, quindi nel 18 aveva 16 anni, mi raccontava che cos'era il clima di Siena in quegli anni della guerra, perché non c'era l'ospedale, ma tutte le scuole, era pieno di feriti, era tutto questo. E poi era assolutamente vietato qualunque divertimento, teatri, non si doveva andare. Tutti in lutto perché quando arrivava il telegramma a casa, ogni tanto si sapeva una famiglia, chi era morto, il fratello, il figliolo, il padre, arrivava questo telegramma e lì scoppiava il dolore, dice, cioè era brutto al fronte, in trincea, ma la popolazione, che poi prevalentemente era femminile perché erano quelli rimasti a casa, era una cosa incredibile. Cioè la guerra ha tanti lati oscuri, insomma io sono anche, mi ricordo perché avevo 7 anni, insomma ora lasciamo perdere, parliamone perché è una cosa spaventosa. Ecco, questo va bene, questa è la zia Rosalia, molto bella, era effettivamente Croce Rossina. E questo, vedi, questa è la stazione e l'arrivo del treno dei feriti. Arrivavano addirittura, dicevano, sporchi come erano, col sangue addosso, il fango, le dovevano prima cosa pulire, questi direttamente dal campo di battaglia infilavano e portavano, le dovevano pulire, rispidocchiare, se c'è, perché c'era anche quello, e poi assisterli, e soprattutto assistere dei ragazzi di 20 anni e muoiono, insomma, ecco, questo è Eugenio e questo è Piero, sono andato troppo avanti, no? No, questo sì, ora c'è il dopoguerra. Allora, il quarto capitolo, la preparazione del siero contro il carbonchio e la fondazione dell'Istituto Sclavo. Quindi siamo agli inizi del secolo scorso, perché
l'istituto sclavo, che non si chiamava sclavo perché no. Finché sclavo è stato in vita era il sieroterapico, istituto sieroterapico toscano. La denominazione, vero Paolo, la denominazione sclavo avvenne dopo la morte, dopo il 30, dopo il 30, che è la morte di, appunto, di Achille Sclavo. Quindi siamo agli inizi del secolo scorso, 1904, e Loriana, già dipendente anche lei dello sclavo, ci leggerà questo capitolo. La preparazione del siero contro il carbonchio e la fondazione dell'Istituto Sclavo. Nel 1895 Sclavo pubblica, primo al mondo, i risultati delle sue ricerche per la preparazione di un siero iperimmune contro il carbonchio. Tre anni dopo, il siero ottenuto immunizzando due asini cui aveva imposto il nome Virgiliano di Eurialo e Niso, si dimostra un salvavita per curare la malattia. Glielo comunica con un telegramma il medico provinciale di Sassari. Sclavo decide allora di dare uno sviluppo industriale alla sua scoperta e nel 1904 fonda quella che oggi chiamiamo uno spin-off col nome di Istituto Sclavo. Più tardi, con l'introduzione della produzione di vaccini, ampliato in Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Achille Sclavo. L'istituto ebbe sede iniziale in una villetta, per crescere poi su terreni dell'annesso podere. Nel catasto granducale del 1825, la proprietà compare come l'ebreo, molto probabilmente in riferimento a un suo antico proprietario israelita. Nessun indizio la modestia dell'edificio, ben lontana dalla grandiosità delle ville di campagna del patriziato cittadino, e lo stile compatibile con l'era delle riforme leopoldine che in Toscana affrancarono gli israeliti. Achille Sclavo poté acquistarla grazie al denaro ricavato dalla vincita del premio Riberi e al patrimonio della consorte. Nei locali della villa, Sclavo, che non era certo un uomo da ozi estivi, installò il laboratorio per la preparazione e la confezione del prezioso siero, mentre nella stalla del podere alloggiò gli animali da immunizzare e sottoporre a salasso, tutte attività che inizialmente praticava di persona. All'atto della Fondazione Sclavo ebbe come socio anche il professor Ivo Banti, suo collega universitario. Questi però nel 1908 si separò da Sclavo per fondare a Napoli nel 1914 un suo istituto, l'Istituto Nazionale Italiano. Nel suo istituto Sclavo aggiunse a quella del siero da lui messo a punto anche la preparazione di altri sieri antitossici. Tuttavia non si limitò alla sola produzione di prodotti immunizzanti, studiò infatti e realizzò diversi prodotti chimico-farmaceutici. Uno di questi, la iodogelatina, per la cura della scrofola, malattia infettiva per la cui cura è benefico lo iodio, un tempo carente tra i piccoli delle classi più povere. Ebbe un successo internazionale e gli procurò importanti profitti che contribuirono in maniera determinante alla crescita dell'azienda. Allora, dovrei fare delle precisazioni perché sì. Posso ora? Sì, prego. Allora, prima cosa, e questo l'ho ribadito in questo nuovo libro, ci ho dedicato una pagina, questa confusione che ancora si fa fra come se il siero e il vaccino fossero la stessa cosa, è un errore madornale. Ai giovani propagandisti, allo sclavo, appena cominciavano, diceva ai medici, ricordatevi che il siero cura e il vaccino previene. Sono due cose distinte e questi lo vedete in continuazione, perfino nel corteo Novax,
manda il cialdri striscione no ai sieri, ecco, fanno la battaglia a vaccini, non sanno nemmeno di che parlano. Sono proprio due cose distinte. Uno è un farmaco, il siero, e l'altro è un vaccino. Sono due cose che non c'entrano niente, però e continua anche su Sky, su cose, continua a usare siero come sinonimo di vaccino. È un errore. Ora vi racconto, questo è un altro nel libro, è una cosa buffa, per dire che non è una questione di lessico. Un'amica dei miei figlioli a un certo punto l'hanno chiesto, ma dice, mio Giovanni, ma questo siero di scimmia sarà sicuro? Il siero di scimmia. Allora alla fine questa ha detto siero AstraZeneca, che notoriamente va fatto col vettore di scimmia. Allora questa ha messo insieme che il siero e il vaccino è la stessa cosa. C'è la scimmia, dice io il siero di scimmia me lo voglio fare. No, ora voglio dire che ci sarà anche quelli accaniti, novati, ma c'è un'ignoranza spaventosa. Questo per dire un episodio buffo, ma si tocca un mano. La seconda cosa, la mia ipotesi sull'origine del nome ebreo della villetta è sbagliata, perché recentemente ho acquisito dei nuovi elementi, per cui invece è molto interessante. Ora vi lo faccio vedere, questa è una scusa, è un fuori programma, ma vedete, questa villetta è questa non è una villetta, ma quello che si chiamava nel Settecento un padiglione di delizia. Che cos'era? Allora, intanto si capisce bene o non è una villa, perché intanto nel Settecento qualcuno si faceva, se non altro ci metteva l'alloggio per le persone di servizio, perché figuriamo se non ce l'aveva. Non c'è, non ci si dorme, questo è in effetti. E dove nasce? E ora io, quando ho tempo, devo ricercare ora nell'archivio di Stato, ma è sicuro. Nasce niente un po' di meno da Maria Antonietta, la regina che poi fu decapitata, la quale gli prese la voglia di vivere in campagna, come ora avete visto programmi, Recoso, Gheo, e si ritirò in questo Petit Trianon, che è a Versailles, in una piccola, un po' piccola, non tanto, ma è un edificio dove lei con la sua partenariata poi mungeva le caprette, faceva la contadinella praticamente. Questa cosa si diffuse in tutta Europa questa moda, e probabilmente anche qui. E allora questa, siccome era proprietà, questo mi ha dato un grosso aiuto ricordandomi le tabelle di confine, questa è della villa di Marciano, una villa De Gori, che poi una di queste De Gori sposato un Zondadari Vico Alto, e a Vico Alto c'è una tazzina con l'immagine di questo, quindi questi si, o l'uno o questi si sono fatti secondo la moda francese, questo era un posto dove ci si pigliava il tè, ci si incontrava, e poi c'aveva anche il potere, perché chiaramente poi ci voleva finta di fare i contadinelli. Questa guarda, è tutto, quindi è una cosa anche, e anche l'architettura non è toscana, è una cosa che in scala 1 a 1000 ricorda proprio le Petit Trianon, è una specie di architettura francese. Quindi c'è, da ora ci sarebbe da scrivere questo, ma ancora ora sono dietro altre cose. Comunque, ecco, volevo dire queste due cose. Si prenota anche per questo. Sì, ora, quando riuscirò a trovare... Vabbè, scusa, scritto. Ecco, questi sono, ecco, ho detto, prodotti di mio farmaceutico. Ecco, una domanda, no? Forse non ci si rende conto, non sapendolo. Questa grande questo incarico e questa grande campagna importante contro il carbonchio, allora, perché? Già. Allora, perché? Perché? Carbonchio. Intanto ora poi... Perché ho l'ha debellato magari un No, è perché, ma allora no, perché questo intanto c'è questa pessima abitudine di usare tutte le parole anglicizzate, quello che chiamano antrace, si chiama carbonchio, poi in inglese anthrax, allora tutti antrace, visto ora sì, ora dicono... degli attentati, no? Con l'antrace... Ha visto, la gente dice io non sono più fiducioso, sono confidente. Io un tempo confidente della polizia, ma mi sembra, perché non devo dire fiducioso? Perché in inglese dice confident, allora si sono confidente. Sono tutte forme spocchiose, no? Di far vedere che uno sa l'inglese. E quindi è il carbonchio. Il carbonchio era diffuso molto fra i pastori, perché faceva una specie di polmonite, qualcosa assomiglia anche al Covid, perché metteva la tossina e c'era i pastori con la lana, le cose, le portatrici, e poi stranamente i vetrai, tant'è vero in casa c'era un bicchiere di vetro fatto da vetrai di Empoli, il regalo per riconoscenza di questo siero che curava. Vaccino c'era, ma non si usava questo.
era una malattia professionale. C'è un episodio anche particolare, sempre durante la guerra del 15-18, all'esercito inglese fu fornito una partita di pannelli da barba con setole provenienti da animali infetti da carbunchio. Si tagliarono, non so quanti ne morì con questa stesa, facendosi la barba, e che il carbunchio si piglia in tre modi, o dal sangue, o ingerendolo, o anche per respirazione. Quindi è poi... Ma è durevole perché... ma le spore del carbunchio resistono a 80 gradi. La spora è la forma in cui il batterio si addormenta, diciamo, di letargo, può durare secoli. Poi quando trova la condizione viene fuori la cosiddetta forma vegetativa. Per questo la adoprano, è una delle armi preferite del bioterrorismo, perché si può diffondere, poi il bioterrorismo sarebbe un altro capitolo, ma insomma... È una cosa, forse ancora oggi se ci fosse un attacco bioterroristico il siero da Henkel Esclavo sarebbe l'unica soluzione, anche perché determina una malattia che per forza poi ti porta a non respiri, insomma un po' come il Covid. E ti ficca una... Quindi una cosa è stata studiata a lungo questa roba. Ecco, questo è perché ora non c'è più, perché siccome si vaccina gli animali. E quindi lavorano intorno agli animali. Diciamo, no? In gran base era come anche il Covid una zoonosi, cioè l'origine animale, solo lì è un virus, qui è un batterio, però che si prendeva al contatto degli animali, i pastori. Infatti è dalla Sardegna che arriva il telegramma. A Sassari lì è emozionante perché dice qui un coleroso gravissimo sta per morire, sono ricorsi al siero, è guarito. E ora mi arriva la domanda, cioè penso nella vita di uno scienziato ricevere una cosa e ti dice guarda, non si muore più. No, si è presa, io l'ho questo conservato, questo telegramma è il medico provinciale. Allora, passiamo al capitolo quinto, le campagne contro la malaria in Sardegna, 1910-12, e il colera in Puglia. E questo, tra un rimando, ecco, abbiamo il... Guido Melosi che rappresenterà Achille Sclavo e Graziano il narratore. Prego. Nel 1910 Achille, insieme al professor Lustig, entra nella commissione per la lotta alla malaria in Sardegna e vi presterà la sua opera negli anni successivi, cioè fino al 1912, raccogliendovi pur in mezzo a tanti altri impegni molti riconoscimenti. Sarà accompagnato da alcuni allievi per un'esperienza sul campo e coadiuvato da medici isolani, dei quali Sclavo serberà il migliore dei ricordi. Sclavo sarà legato alla Sardegna, oltre per il carattere schietto e fiero dei suoi abitanti, anche per ragioni familiari. Nel suo rapporto da un borgo minerario, Ribida, descrive la povertà delle abitazioni. Il pavimento è in terra battuta, mancano i servizi igienici e perfino la cucina. I minatori, per incrementare la paga, a volte si sottomettono a un doppio turno, restando nelle gallerie 16 ore filate. Quanto riescono a guadagnare è quasi completamente assorbito dalle spese per sfamare le famiglie. A settembre, con i fichi d'India, integrano il magro regime alimentare. Agli impegni in Sardegna, Sclavo aggiunge agli inizi del 1911 quelli di commissario unico governativo per domare l'epidemia di colera che affliggeva la Puglia. In realtà il colera si era già manifestato nella regione fin dal 1910, dove, nell'agosto, ricompare inizialmente a Brindisi, portato da un gruppo di zingari sbarcati in quel porto, per diffondersi poi rapidamente in varie località delle regioni. Una fonte preziosa di quanto Achille Sclavo pensò e decise in quella circostanza sono le lettere che scrisse quasi quotidianamente alla moglie. Da esse apprendiamo che è in Puglia già nel febbraio. Da Napoli, il 20 del mese, scrive: un saluto prima di ripartire per Bari. Mercoledì sarò a Lecce, giovedì a Taranto e poi a Foggia. E così mi sarò fatto un'idea della Puglia. Sarò di ritorno 3-4 per partire subito per Milano. E 5 giorni dopo da Bari? Ho visto Lecce, Taranto, Cerignola. Ho finito per vincere la diffidenza e tutti sono pronti a seguirmi. Presto andrò a Roma per riferire.
Evidentemente le misure prese da Sclavo, il senso pratico e la fama di scienziato che lo accompagna gli hanno subito guadagnato la fiducia dei pugliesi. Così, il 14 marzo scrive ancora: «Qui le cose vanno bene. Tutta la popolazione mi vuole bene e temo che davvero in questi giorni il Consiglio Comunale mi proclami cittadino barese. Tieni pronto un migliaio di lire, ti dirò poi a quale scopo». Quest'ultima frase rivelerà, nella lettera successiva del 23 marzo, un tratto straordinario del carattere di Achille Sclavo, vale a dire un'assoluta generosità. Infatti, dopo qualche rapido accenno alla situazione sanitaria, il colera è sempre localizzato con pochissimi casi in Taranto Vecchia, Rividieri, Lecce e forse la città più pulita d'Italia. «Chiamerò qui ragazzi da Cagliari, poiché da solo egli farà il lavoro di 10», aggiunge. «Questi poveri medici circondariali non sono più pagati dal governo, il quale non dispone più di un soldo. Per tale ragione ti ho chiesto 1000 lire. Sarò come Rothschild, creditore del Regno d'Italia. Chi l'avrebbe mai detto?» Sclavo maschera il nobile gesto con una battuta autoironica per poi tornare subito alle faccende pratiche. «Trovami 2 opuscoli sulla canalizzazione o fognature separate e mandameli subito», scrive a conclusione della lettera. Intanto però è necessario far fronte subito all'emergenza, nonostante le resistenze delle popolazioni locali che versano in condizioni pietose, come scrive il 28 marzo. «Più che a Taranto sono stato a Mottola, un paese vicino. Che ambiente! Io credo che l'inferno sia migliore». Gli capita anche di dover fronteggiare una folla inferocita che si è ammassata per protestare violentemente contro le misure adottate dalle autorità sanitarie. Queste consistono in energiche disinfezioni, nella proibizione di concimare le colture con liquami di fogna e di consumare alimenti a rischio, come frutti di mare e verdure non lavate con acqua potabile. E si passa avanti. In aprile, però, sembra che le cose si stiano rapidamente mettendosi al meglio, come si evince da alcuni passi delle seguenti 3 lettere, con cui informa la moglie dei successi ottenuti insieme ai suoi spostamenti. «Roma, 9 aprile. Non resterò che 1 o 2 giorni a Siena, perché devo ritornare in Puglia a compiere l'opera mia. Là c'è ancora poco da fare, ma non voglio che altri colga gli allori dell'opera mia». E poi, approssimandosi la prima delle 2 celebrazioni del famoso patrono di Bari, fonte di non poche preoccupazioni per il concorso di folla attesa: «Bari, 23 aprile. Mi sto occupando della festa di San Nicola. Domani andrò a Mottola. Da 4 giorni non si ebbe più nessun caso. Ho buone speranze per un lieto fine. Ragazzi, quello è individuo che merita di essere aiutato. La Puglia, in questo momento, è meravigliosamente bella». Elogio al suo collaboratore, è il primo che Sclavo non lesinerà ai molti medici e studenti che lo aiutano nella sua opera e che riceveranno così un'impareggiabile formazione sul campo. Il successo è notevole, ma Sclavo è anche attento a non cedere ad altri. Scrive perciò: «Roma, 29 aprile. Ti scrivo da Roma, dove sono stato chiamato d'urgenza per risolvere una questione intricatissima relativa alle ostetriche di Taranto. Appena finito qui, ritornerò subito in Puglia, dove le cose vanno realmente bene. Non voglio lasciare il campo, perché altri non colga il frutto delle mie fatiche». Il colera però, con i primi caldi, fa capolino in altre parti d'Italia. Infatti, scrive ancora da Bari il 22 maggio: «Sono stati anche dei casi a Roma. Nelle mie peregrinazioni mi sfogo a studiare l'inglese. Ogni 2 giorni mandami il New York Herald, che qui non trovo». Tuttavia, se in Puglia la situazione appare sotto controllo, nel frattempo a Napoli è comparsa un'altra minaccia. Il vaiolo. Ne scrive da Bari il 20 giugno: «Qui non c'è più colera affatto e l'organizzazione mia si mostra corrispondente ai bisogni.
A Napoli c'è pure il vaiolo che ci ha fatto tribolare in Puglia. In breve tempo ho fatto vaccinare in Taranto 30.000 persone. Poi, sempre alla moglie, dà notizia di un curioso episodio. In questi giorni si è fatto trasportare al lazzaretto un milionario che offriva di comprare subito per 200.000 lire una villa in campagna dove farsi isolare. La cosa ha fatto una grande e favorevole impressione sul pubblico. E aggiunge un rimprovero che ne illustra il carattere schivo e schietto. Non mi parlare né di onorificenze né di croci. Con tali discorsi mi pari la moglie di Zanichelli. Io faccio il mio dovere a qualunque costo, senza nessun secondo fine. Pare impossibile che tu non mi abbia ancora conosciuto. La situazione, tuttavia, si aggrava anche nell'Italia centro-settentrionale. Esclavo raddoppia le raccomandazioni alla moglie, con suggerimenti pratici per prevenire la malattia. Bari, 2 agosto. Ebbi notizie da Genova, dove le cose vanno piuttosto male. Non vi venga in mente di recarvi colà né di farvi venire persone da Genova. Scrivi ad Amedeo che ti mandi qualche latta di petrolio contenente acido fenico grezzo da versare nel cesso e per carità non servirti del bottino per ingrassare l'orto. Anche a Livorno, Viareggio, Spezia, il colera si estende. Tenetevi pronti a lasciare Quiliano per andare all'istituto sieroterapico. Qui le cose procedono sempre bene, sebbene quasi tutti i giorni avvenga qualcosa da mettere in pericolo la salute pubblica. Dalla Basilicata scapparono giorni fa 4 colerosi da un lazzaretto, ma nella stazione di Taranto furono subito isolati. Ieri arrivò da Costantinopoli un piroscafo con un malato a bordo. A Brindisi esclusero che si trattasse di colera. Ho fatto io stesso l'esame ed isolai io stesso il vibrione, mandando il piroscafo al lazzaretto di Pivella. A Foggia si trovò un bacillifero nelle carceri, era un girovago e si fece una ritata di 30 persone. Comincio a credere che a Roma abbiano paura del mio successo, che sconvolgerebbe tutti i piani più o meno stupidi che mi vanno escogitando. Scrivimi presto, anzi, tutti i giorni. Ebbi la lettera dei 5 marmocchi. Addio. Tante cose a tutti e state guardinghi in tutti i modi. Guerra alle mosche. Vi abbraccio con grande affetto. Mescolare notizie generali sul proprio lavoro con preoccupazioni per l'andamento della famiglia è una caratteristica costante della corrispondenza con la moglie. Ne è un esempio quanto scrive da Brindisi l'8 agosto. State attenti alla lavatura della biancheria e non andate a lavarla nel fiume. Tuttavia, col progredire dell'estate, l'epidemia ha una recrudescenza anche in Puglia. Scrive, infatti, Sclavo da Bari il 19 agosto. Qui le cose cominciano ad andare meno bene di prima, ma non credo che si possano avere grandi epidemie. Il solo punto dove il colera fu grave è Apriscena, ma ora è in grande diminuzione anche colà. E poi aggiunge una colorita osservazione epidemiologica. Qui sono colpite in grande maggioranza le donne e ciò è dovuto all'abitudine di cacare nel vaso che è poi manipolato dalle donne. Poi la situazione migliora, così Sclavo il 25 agosto. Ti scrivo da Taranto, dove le cose vanno ritornando alla norma. Nel complesso sono soddisfatto di quanto vado ottenendo. Pare che le cose vadano male ovunque. Allora, ora che dove andiamo qui? Al 38. Sì. L'epidemia intanto, grazie al progressivo declino dell'estate, comincia a dar nuovi segni di regresso e Sclavo inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro. Ma c'è anche chi vuole approfittare per fini politici di un evento che ha colpito le masse popolari. Infatti, il 6 settembre... Ti scrivo da Foggia, dove Castellino sfrutta il colero per la sua popolarità. Ci sono stati diversi casi, ma la cosa non pare grave. Il Ministero vuole che io stia ad ogni costo qui,
perché Castellino, gonfiando le cure, non ne faccia qualcuna delle sue. Sclavo accenna qui al professor Pietro Castellino, ordinario di clinica medica all'Università di Napoli. Intanto l'impegno in Puglia volge al termine e Sclavo si accinge a raccoglierne definitivamente i frutti. Scrive alla moglie da Bari. Bari, 5 ottobre. I sindaci della Puglia mi hanno preparato una grande sorpresa. Hanno fatto coniare una medaglia d'oro e una bella scritta in pergamena. Volevano addirittura fare una festa pubblica. Ho calmato i loro entusiasmi, ma la cosa non mi ha fatto dispiacere. Insieme alle medaglie c'è poi la soddisfazione di aver formato tanti giovani. Infatti, tre giorni dopo, sempre da Bari, scrive: qui le cose vanno bene. Ho ormai un esercito di giovani forti e volenterosi, con i quali si potrebbe fronteggiare qualunque situazione. L'esperienza in Puglia incoraggiò Sclavo nella battaglia per far costruire acquedotti efficienti e moderni che assicurassero la salute delle popolazioni, evitando le ricorrenti epidemie di tifo e colera da cui ogni estate erano afflitte, specie quelle delle città di mare. Fu perciò alla continua ricerca di sorgenti adatte tanto per portata quanto per purezza che controllò con accurate analisi batteriologiche di campioni prelevati con una speciale bottiglia da lui inventata. Dovette però spesso vincere l'ostilità dei proprietari di risorse idriche locali. L'igiene, peraltro, non riscuoteva le odierne simpatie generali, perfino tra alcuni medici. In una conferenza per i maestri elementari all'indomani della vittoria, ricordò che la rotta di Caporetto fu pubblicamente attribuita da noti personaggi alla degenerazione della razza provocata dall'igiene che salvava i deboli invece di lasciarli al loro destino. Ecco Paolo, una notazione che sicuramente avranno sentito e capito, interpretato. Mentre ora con il Covid è rovesciato, no? Andando nell'estate, questo tipo di pandemia va attenuandosi. In questo caso con l'estate c'è l'esplosione. Dacci una spiegazione. Intanto una piccola premessa. Questo avviene nel 1911, sono 50 anni dall'Unità d'Italia e fu questo anniversario fu celebrato con enormi manifestazioni a Torino, a Roma, però e poi si stava preparando la conquista della Libia. Tant'è vero che il Kaiser, ironizzando, disse da Vittorio Emanuele: ma perché invece di andare a prendere le colonie in Africa non curate le colonie che avete in casa? Questa faccenda costrinse Giolitti proprio a scegliere Achille Sclavo, gli assegnò 80 soldati e 20 carabinieri con lo scopo di dormare, perché mentre l'Italia proclamava e con 50 anni l'unità di progressi, e ne aveva fatti, perché non dimentichiamo che quella generazione post-risorgimentale che appartiene anche a Achille Sclavo, fecero tantissime cose. Nel 1860, o diciamo 61, ma insomma già le cose, l'Italia era un paese del quarto mondo in certe parti. Lì, durante la campagna in Sardegna, oltre la malaria, c'erano casi di trachoma, che è una malattia portata dalle mosche in Africa, fa diventare ciechi. Quindi c'era una lettera dice: andata a un paese si va a sella perché non c'è la strada per andarci col calesse. Cioè, poi tutti questi movimenti sono fatti con la ferrovia, con il fufu, con il trenavapore, pensare i movimenti, ora prendo la strada, l'aeroporto. Quindi questa era l'Italia. Quindi da una parte la celebrazione dei progressi dell'Italia, eccetera, dall'altra questo colera che arrivava tutto dall'Oriente, indubbiamente come tutte le malattie arrivano da lì. E quindi non c'era vaccino, sì, un vaccino rudimentale c'era, ma il Sclavo non lo prese nemmeno in considerazione, non c'era rimedi, cioè l'unico rimedio era il lockdown, come si dice, io lo chiamo l'allucchettamento, piglia la gente, però invece di chiuderla in casa nel lazzeretto.
nel lazzeretto e poi bisognava tenerceli, perché quello che succedeva è che si dimenticavano con la solita efficienza della nostra pubblica amministrazione. Qualche volta non li mandavano a mangiare, e allora questi scappavano. E allora i soldati dovevano stare lì a presidiare il lazzaretto e poi andare i carabinieri a riprenderli e portarli dentro. Ma al tempo della festa, il lazzaretto. Era così. La morte ce n'era tanti. Ora, a differenza del Covid, che ha una contagiosità perché è una cosa respiratoria, e quindi viaggia nell'aria, quello, il colera viaggia nell'acqua. Quindi l'acqua si controlla meglio dell'aria, infatti basta. Infatti lui che propose alla fine, cosa si fa? Acqua pulita, fogne efficienti. Non c'è bisogno, ecco, questo è una cosa che fa riflettere, quanto l'ingegneria sanitaria può essere utile. Cioè, io lo dico come riflessione, anche qui è stato messo l'accento sul vaccino, ed è giusto, è che l'arma più efficace per contenere. Però il problema è anche importante, sono, per esempio, esistono ora sistemi di purificazione dell'aria e costano, ma probabilmente in tutte le scuole, in tutti gli ambienti, si mettesse questi ambienti, sicuramente ci sarebbe meno contagio. Quindi la guerra alle malattie infettive è una guerra che si può usare diverse armi, non si può puntare su un'arma sola. Io l'ho scritto da poco, diciamo il vaccino sia l'aviazione, però una guerra con l'aviazione basta, non si vince, ci vuole truppa a terra. Quindi ci vuole una strategia e soprattutto, la cosa importante, ci vuole un capo di Stato Maggiore. Secondo me uno degli errori più grossi che è stato fatto è non avere il capo di Stato Maggiore. In quel caso il governo scelse Achille Sclavo per questa campagna, diceva lì, se faceva bene bene, se no lo sgomberavano. Qui la cabina di regia, è qualcosa di teatrale, ma che c'entra? È una guerra, ci vuole un capo di Stato Maggiore, come Cadorna fece lo levarono e ci misero Diaz, se quello non funziona, via, non puoi metterci un gruppo e poi la gente si divide, questo è una cosa importante. La disciplina della popolazione, la chiarezza nel dirigere le operazioni è cruciale, se no... il vaccino è indispensabile per contenere e ha contribuito tanto, però anche queste mascherine, lavarsi le mani, guardate, io so, l'ho ridetto in qualche altra cosa, prima del Covid nelle scuole nostre non c'era il sapone né l'alta igiene, i ragazzi stavano 5 ore senza lavarsi le mani, ora siamo tutti a lavarsi e questo ha contribuito molto, queste norme così semplici di igiene di base. Infatti anche per Achille Sclavo, lavarsi le mani è una cosa fondamentale. Il veicolo, e specialmente per questi, ora per il Covid è diverso perché c'è l'aria, ma tutte queste cose, con lavarsi le mani, con l'igiene personale, è tantissimo come prevenzione e cose. Comunque questa campagna fu proprio il massimo per lui, poi fece altre campagne, poi lascia la tubercolosi, altra cosa importante. Però riguardandolo a distanza di tanto tempo, si ritrova tante cose che sono capitate anche ora. Anche la reazione di certe parti delle popolazioni che non accettano, lui era scortato dai carabinieri in Puglia perché c'erano le sommosse popolari contro le misure igieniche. Ma c'è un altro episodio che ora ci ho detto, lui è capitato in un paese che si chiama Verbicaro, che non è nella Puglia ma è in Basilicata, e che per molto tempo diventò come dire fare Verbicaro, era dire come fare il 48, perché che successe in questo paese? Questo paese scoppiò una rivolta perché le popolazioni sostenevano, c'era un pazzo anche del colera, che il colera era stato diffuso dal sindaco e dall'arciprete con la polveridda, la polverina sparata ai razzi della festa del santo, santo parola. E questi ufficiali andarono, presero un povero impiegato del comune che era reo d'aver fatto nel 1911 il censimento e l'ammazzarono, cioè lo linciarono. Per ricondurre alla pace questo paese dovettero mandare l'esercito, perché erano, e questo per dire cosa è, ora, insomma, questi mi facevano storia, questo poverino lo presero, dice, perché era il con la ma poi anche l'ingegnosità, no? L'idea,
corazze, rispondevano al colera. Perché poi questa è l'idea del complotto, c'è anche ora, no? Appunto, cioè, il complotto, il parallelo, no? I birboni lì a Verbiaro si erano contentati di dare la colpa all'arciprete e al sindaco. E questo è successo, insomma, queste cose sono, ecco, questa è una, quindi i Novax, questi non sono nemmeno Novax perché il vaccino non c'era, non c'era. Cioè, lo sopportavano le cose, e quindi e l'unico modo era l'isolamento. Lui riuscì a domare, però vedi c'è anche le ricadute, no? Anche questo, non è che mai lì poi li riprende, poi dopo piano piano si azzecca. E chiaramente lì comincia tutta la gran campagna per l'acqua, per l'acquedotto, anche via Siena. Infatti lui era nel 1911 e viene di l'acquedotto del Vivo. Era consulente del comune di Siena per l'acquedotto Siena del c'era Vivo. Non l'alcolera, ma il tifo tutti gli anni c'era, che anche il tifo si piglia. Infatti si raccomandava perché veniva utilizzata l'acqua dei bottini, no? L'acqua dei quella di sotto Fonte Gaia. Non era l'acqua del bottino inteso, no, è l'acqua quella dell'acquedotto sotterraneo di Siena, sì, che non è così. Le bottini in quel senso. L'acquedotto. E lui si raccomandava perché diceva è inquinatissima, guardate, sì, inquinatissima. L'altra cosa fece costruire le fognature di Siena, sono stati esempolari, perché prima c'era Pozzinelli. Infatti anche qui in città, accenna pulirli la notte. E invece... A un certo punto accenna, dice mandami la documentazione su le fognature separate. A Siena noi abbiamo... le fognature separate sono all'inizio del secolo, dopo fatto l'acquedotto del Vivo, ho fatto le fognature separate, acque bianche e acque nere. Quindi, insomma, come in linea, come diceva prima il professore, si era primi in tante occasioni. E passiamo al capitolo sesto, la lotta alla tubercolosi. Che prego, Franco, il conduttore e ancora Achille Sclavo, Guido Melosi. Achille Sclavo, nonostante l'ottima preparazione e la notevole abilità sperimentale di cui si è parlato, fu molto lontano dallo stereotipo dello scienziato, chiuso tra le quattro mura del suo sapere specialistico. Ne è prova quanto scrisse sulla questione dei sanatori, nella sua relazione al Congresso Nazionale per la Lotta Sociale contro la Tubercolosi, tenutasi a Firenze nel 1909. Uno degli aspetti che più influenzava i costi di costruzione e soprattutto di gestione dei sanatori era quello dell'altitudine, che secondo un'opinione corrente doveva necessariamente essere elevata. Scrive a proposito Sclavo: ma è proprio necessario raggiungere 1000 e più metri di altitudine per trovare il clima specifico per i tubercolosi? Molti lo affermano e altri, più numerosi, lo credettero a lungo. Fu specialmente in Svizzera bandito il nuovo aforisma e ciò valse a dirigere colà, da ogni parte del mondo, un gran numero di tubercolosi, i quali determinarono lo sviluppo in certe località di una grande e fruttifera industria ospedaliera. Prosegue Sclavo. Non fummo i più creduli al verbo d'Oltralpe e, quasi tutti rassegnati, assistemmo ai danni dell'improvviso tramonto di una secolare reputazione goduta dall'Italia. Che essa, cioè, presentasse in vari luoghi delle sue ridenti e luminose costiere vantaggi particolari per la salute dei malati di petto. Sclavo mostra che ben altro che l'altitudine può giovare agli ammalati e che i notevoli investimenti e le alte spese di gestione richiesti per la costruzione di ospedali in regioni impervie o lontane dai grandi centri possono trovare migliore e più economica destinazione in altre forme di assistenza ai tubercolosi. Ad esempio, afferma Sclavo. Nella maggior parte dei sanatori per ammalati, i quali devono passare la maggior parte del loro tempo all'aperto, nulla fu tralasciato per offrire tutti i comodi dell'abitazione,
da grandiosi refettori si passa alle sale di conversazione e ai saloni per i trattenimenti musicali. Poi soggiunge: una splendida giornata di sole e un bel panorama, quali è facile godere in molte campagne, valgono a vivificare lo spirito non meno, io credo, di tutti i mezzi di cui l'arte può arricchire un sanatorio. L'avversione di Sclavo per il superfluo e la vanità di ogni pompa è una caratteristica costante del suo carattere. È sicuramente il frutto di un'educazione scientifica che si avvale della ragione e induce ad andare al nocciolo dei problemi, ma anche di una caratteristica dell'ambiente austero in cui è cresciuto e del carattere della sua gente. Bene. Allora, non possiamo non accennare all'ospedale sanatoriale Sclavo qui di Siena. Com'è che... Beh, intanto Siena aveva un primato triste fra tanti primati positivi, una delle più alte incidenze di tubercolosi nella popolazione. Credo fosse una delle prime, perché sai, ora se tutti si la ricordano, il Rioncino eccetera, ma le abitazioni di certe parti di Siena erano terribili. Cioè la gente era diffusa la tubercolosi, che era credo una delle più, per abitanti, più alta incidenza. Certi quartieri, certi rioni erano, insomma, non solo c'era anche problemi di malnutrizione, per cui sai, la tubercolosi è una malattia, siamo tardi, cosa, ma è buffo, fino a che Koch non riuscì a isolare l'agente batterico, le teorie più strampalate, a un certo punto, ma ancora nell'Ottocento, c'era la teoria che il tubercoloso fosse un vampiro, perché aveva la faccia così emaciata, gli occhi, poi c'aveva il sangue in bocca, dice questo, la tubercolosi, ecco, no, per dire. Però quando nasce questa cosa, e poi hanno tentato una serie di rimedi, tanto i vaccini, che sono tutti più o meno falliti, non delle tragedie tra l'altro, perché insomma non è, finché non è arrivato l'antibiotici, fino è arrivato dopo guerra la terramicina, l'unico sistema era il sanatorio, l'aria aperta, la nutrizione, no? Dargli le uova, perché cosa, farli mangiare tanto, stare in condizioni. Quindi il sanatorio era l'unica forma possibile quando era possibile. E quindi questa cosa della battaglia dei sanatori, che poi gli svizzeri ci vedono subito l'affare, perché poi in quei sanatori, dice Achille Sclavo, non ci andavano certo poveracci, quindi lui fa questa battaglia, ma non solo a Siena, per fare i sanatori dappertutto, anche vicino a, no, dovunque, perché non è vero che ci vuole perché poi stavano, basta avere un posto pulito, e questo è il sanatorio qui a Siena. Allora, passiamo al capitolo 7, Achille Sclavo e Siena, e leggerà questo passo, un pezzo appunto di questo capitolo, Vanna, che... Prego, guarda. Anni fa, un sondaggio tra la cittadinanza senese elesse Achille Sclavo come senese del XX secolo. A dimostrazione di quanto apprezzante e conosciute ne siano state le tante opere a favore della sua città d'adozione, la città gli ha intitolato un viale. Sclavo, infatti, pur agendo a livello nazionale e internazionale, non mancò di assumere cariche nelle istituzioni cittadine, ad esempio la presidenza della Società Sportiva Menzana o la vicepresidenza dell'Associazione di Pubblica Assistenza. In quest'ultima veste entrò anche nel mondo del palio, che molto lo interessava, senza però affettare un coinvolgimento personale, aderendo a qualche contrada. L'occasione la fornì una disputa sorta in seguito alla richiesta della Misericordia di essere coinvolta dall'amministrazione comunale nel servizio del prestare soccorso ai fantini e spettatori della festa,
al pari della rivale pubblica assistenza, che ne aveva il monopolio. Possiamo credere facilmente che il suo autorevole buonsenso abbia prevalso sulla partigianeria dei contendenti nel risolvere la questione, facendo accettare ai suoi rappresentanti laici la collaborazione invece del contrasto con la venerabile istituzione cattolica. Altre istituzioni lo videro nei propri consigli, tra queste la Società di Esecutori Pie Disposizioni, l'Accademia dei Fisiocritici, oltre a quelle derivanti dalla carica di Magnifico Rettore, che ricoprì per 3 volte in diversi periodi. Fu consigliere comunale, partecipò attivamente anche alla progettazione del grande acquedotto per rifornire Siena con l'acqua della Miasa e si adoperò affinché la città fosse dotata di un sistema moderno di fognature. Promosse la costruzione dei bagni pubblici per sopperire alla carenza dei servizi igienici adeguati, assenti nella maggior parte delle abitazioni del tempo. In omaggio ai principi della sua disciplina, che nel sole e all'aria aperta vedeva presidi fondamentali per la salute e lo sviluppo dei più piccoli, promosse la costruzione di una scuola all'aperto, di una colonia elioterapica, in aggiunta ad altri presidi per la lotta alla tubercolosi, che a Siena aveva un'altissima incidenza, in cui era impegnato in prima persona. Al ritorno dal suo primo viaggio in Inghilterra nel 1912, affascinato dall'idea di Baden-Powell, rintrodusse lo scotismo a Siena, subito imitato dal concittadino Monsignor Nazareno Orlandi, che dette via alla versione cattolica del movimento e generò una forte emulazione tra i due. E questo è la cosa, la concorrenza che ci fu tra la parte laica dello scautismo e Nazareno Orlandi, che era il fondatore del Costone, no? E quindi comunque sicuramente in maniera molto civile. Effettivamente ho trovato, quando ero vicepresidente della pubblica assistenza, ho trovato una corrispondenza tra quello che lui disse in un congresso delle pubbliche assistenze a Fiume nel 24, cioè io sono stato presidente della pubblica assistenza, che ha detto, lo trovai lassù agli anziani sclavo, questo, mi precipitai giù nei libroni dell'archivio della pubblica assistenza, effettivamente quando trovai la firma appunto di Achille Sclavo mi commossi un po' nei verbali delle riunioni, e in una di queste, data la sua autorevolezza, quando ancora non era presidente, era consigliere, il professor commendatore Achille Sclavo lo mandarono a litigare in comune perché il comune si permetteva di dare l'assistenza completamente del palio, completamente alla pubblica assistenza, tutto il soccorso. E quindi lui con grandi doti diplomatiche e anche culturali disse ragazzi via. E infatti come adesso dal Casato c'è una diagonale, dalla parte di San Martino ci sta la pubblica assistenza, dalla parte del Casato ci sta la misericordia, quindi, secondo una scelta di buon senso, effettivamente ci mandarono lui a fare questo tipo di cose. L'altro discorso era appunto la scuola all'aperto di Fortezza che effettivamente tirava fuori, era il primo esperimento, lui era molto in collaborazione con la Montessori, la professoressa Montessori, era anche nelle mille lire, vi ricordate, e dettero vita a questa, la prima scuola all'aperto, la scuola a tempo pieno, i ragazzi stavano tutto il giorno lì, mangiavano, imparavano, e in un ambiente sicuramente più salubre dei rioni, che a quel tempo effettivamente non era ancora stato il risanamento di Salicotto e anche di altri rioni, erano veramente messi male. Quindi andiamo avanti con l'ottavo, Achille Sclavo, educatore e maestro. Anche qui Vanna ci
leggerà appunto alcuni passi. Nonostante i molteplici impegni sopra ricordati, Achille Sclavo non trascurò mai i suoi doveri di docente. Preparava con cura le sue lezioni, associandole con dimostrazioni pratiche, di cui la più famosa era quella del modo in cui i suoi studenti imparavano a lavarsi correttamente le mani. Fu molto amato dagli studenti, a giudicare dalla pergamena in ottimo latino, che i goliardi senesi dedicarono al loro rettore. Tra le iniziative più rilevanti dei suoi mandati, come rettore, ricordiamo l'elevazione al grado universitario dei corsi estivi per stranieri, ponendoli ai primi posti in Italia, e la fondazione dell'Istituto Cateriniano. Fu infatti un cultore del pensiero della grande Santa Senese. Fu anche maestro di diversi cattedratici, ma anche di molti medici provinciali e ufficiali sanitari. Vale a dire il cardine della Riforma Crispi, elaborata dal suo maestro Pagliani e che aveva come oggetto primaria quella della medicina territoriale, oggi tanto rimpianta. Ne è testimonianza la medaglia d'oro che gli fu conferita nel 1925 da partecipanti al terzo congresso della Società Italiana di Igiene, da lui fondata e sottoscritta da oltre 300 tra colleghi, allievi, amici e ammiratori. Sclavo esercitò la sua missione di educatore ovunque gli fu possibile giungere, perfino grazie alla lungimiranza del cardinale Mistrangelo, arcivescovo di Firenze, nel seminario diocesano e di quello di Siena, Monsignor Scaccia, nella scuola per suore infermiere. Ebbe particolarmente a cuore i maestri elementari per diffondere capillarmente, oggi si direbbe nel territorio, gli insegnamenti di base della sua scienza. E proprio per la scuola elementare pubblicò nel 1920 con la casa editrice Paravia il libro Per la propaganda igienica, scritto sotto forma di un dialogo tra un maestro e suoi scolari. Fu il frutto della sua adesione alla filosofia pedagogica sperimentalista di Jean Dauer, adesione che condivise con Maria Montessori, di cui fu amico e stimatore. Si deve a quelle idee innovatrici che il suo sostegno come pratica di salute, allo sport in genere e in particolare all'introduzione dell'educazione fisica nelle scuole. Fu insignito della medaglia d'oro, oltre a quelle per i benemeriti della salute pubblica, anche quella per l'istruzione popolare. Che dire, Paolo? Questo è il libro a cui si accennava, vedete questo, che noi abbiamo escogitato lassù attraverso il patrimonio che abbiamo come gruppo Anziani Sclavo. Questo è il libro di cui si parla. È un testo per i maestri elementari perché insegnassero ai ragazzi, i quali ragazzi insegnassero all'indietro verso i genitori generalmente analfabeti, e quindi è preziosissimo questo è stata una ristampa dei 50 anni della celebrazione dei 50 anni della fondazione della Sclavo, a furor di popolo, perché i maestri volevano questa ristampa perché la utilizzavano poi nei loro insegnamenti. Ed ora l'ultimo capitolo, mi alzo, leggo io. Achille Sclavo morì a Genova il 2 giugno 1930, dove era ricoverato per l'asportazione di un cancro alla gola. La sua scomparsa fu commemorata in molte città italiane. Esauriente in particolare fu quella tenuta a Siena, nella sede dell'Associazione di Esecutori di Pie Disposizioni, dal professor Pietro Rossi. Una sorta di succinta biografia, da cui sono state attinte molte informazioni per la redazione del presente scritto. Sclavo non lasciò soltanto opere materiali, ma anche e soprattutto un'eredità di principi morali e di stile di vita esemplare e un modo di intendere la scienza come servizio alla comunità.
Di lui fu detto che ebbe in odio sommamente due cose, la superbia e la viltà. Parlarne solo come fondatore di un istituto di produzione di sieri e vaccini è quindi riduttivo e fuorviante. Di conseguenza, la sua celebrazione non dovrebbe perciò essere lasciata esclusivamente a iniziative di pura immagine commerciale, ma assunta in primo luogo dalla comunità che lo ebbe come figlio adottivo. Basterebbero queste parole che Achille Sclavo pronunciò inaugurando l'anno accademico 1929, dopo aver contribuito a sventare uno dei ricorrenti tentativi di scippo, ahimè spesso riusciti, cui Siena è costantemente soggetta, in quel caso quella del Policlinico. Poiché virilmente ricordai a me stesso di essere il rappresentante dell'Università di Siena, cioè di quella città che più di ogni altra sa concepire la vita come necessaria estrinsecazione delle più profonde facoltà dell'animo umano. Paolo, che dire, noi con queste modestissime iniziative cerchiamo di dar corso a quello che è scritto fin del cuore, cioè quello di non solo i festeggiamenti nelle ricorrenze, ma far penetrare tra la gente la conoscenza dei figli di Siena o anche adottivi che hanno dato lustro alla nostra città. È quello che noi cerchiamo di fare. Vi ringrazio, è proprio questo, è una cosa estremamente lodevole da parte vostra, deve essere un incitamento, perché questa città è una madre e vive per quello che possono fare i suoi figli. Se i figli l'abbandonano, le mamme muoiono, e quindi questo dovrebbe essere. Certo, da queste note io ho ritrovato la vivacità della città, era notevole, forse non so se oggi è così. Tutte queste iniziative, queste persone, Monsignor Nazareno Orlandi, ma c'era solo il Guido Saracini, insomma, mi sembra, ecco perché poi questa città affascina. Vedi, affascinato anche questo, perché queste parole di questo livello non ho mai sentito dire da nessun senese, queste parole di è questo. E questo è un tesoro, e noi pochissimi che siamo, quanti siamo pochi, francamente, ormai, con questo popolo di patrimonio, di eredità, noi dobbiamo cercare per quello che è possibile, ciascuno sa fare, perché questa città se no, non può sopravvivere senza i suoi figli. Bene, allora con questo auspicio noi ringraziamo il professor Paolo Neri, l'abbiamo già prenotato per quest'altro libro che uscirà su Sebi, diciamo, anche quello fatto da persone di Siena. Paolo Leoncini è un senesissimo contradaiolo, quindi, e poi te stesso, esamineremo anche questo personaggio che a Siena ha trovato un'accoglienza e anche un affetto particolare. Grazie a tutti per la presenza. E ora prego la parola al Presidente. Una cosa devo aggiungere, perché mi ha chiamato la casa editrice che si era impegnata a portare dei libri, ha avuto dei problemi, non poteva presenziare. Se qualcuno è interessato al libro, prendiamo le prenotazioni e le facciamo venire qui. Quindi ora eventualmente chi è interessato, gli mettiamo qui da una parte, magari qualcuno che prende i nomi e poi si fanno venire. Come al solito abbiamo ripreso anche la nostra consueta conclusione delle nostre serate con il rinfresco finale, tè e un po' di dolci e casalinghi. E siccome però stasera fortunatamente, voglio dire, siamo tanti, grazie anche alla presenza del nostro amico Paolo, magari mentre in fondo allargano un po' lo spazio, ci serviamo un pochino più uno alla volta, stando un pochino più distanziati, cercando di stare, di non accalcarsi troppo. Grazie a tutti, buonasera. La prossima iniziativa
dal programma, i soci che hanno il programma, avete visto che c'è il 29 di marzo, però non ci sarà la cosa sulle mura, ma si va a recuperare la conferenza che era stata annullata del professor Catoni sul treno per Siena. Grazie, e grazie anche agli incoraggiamenti del nostro amico Paolo. Cercheremo di fare cultura di questo che ci suggerisci e implementare sempre di più queste iniziative. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Ovviamente ringrazio anche i lettori e chi ha preparato il rinfresco.